testimone delle Olimpiadi del 1960 a Roma, Moreno Martini. Le prime Olimpiadi in Italia devono essere nel 1908, perché De Coubertin, la Francia, tutti tenevano che l'Italia avesse queste Olimpiadi. E il governo dell'epoca non se la sentì. E allora nel 1908 andarono a Londra, le prime Olimpiadi in Italia furono nel 1960. Io vorrei Moreno Martini. (ride) 1960, prime Olimpiadi in Italia, un grande fatto, un grande evento. Si vede? Come si vede? Che era il 60. No, vabbè, che vuol dire? Però fu un grande evento. Bellissimo, emozionante, eh? Addirittura una cosa da non potete spiegare, non si può spiegare l'effetto che almeno fece a me e a tutti quanti, tutto. Il dover essere a Roma in rappresentanza dell'Italia è una cosa veramente da sogno, quello che auguro a tutti e che possono avere questi ragazzi, perché io sono emozionato ancora. 1960, un po' di anni, erano gli anni del boom economico italiano, mezzo secolo. Ci sono le Olimpiadi a Roma, Moreno Martini cosa faceva? 400 ostacoli. 400 ostacoli, quindi una corsa oggi veloce, all'epoca non tanto veloce, e aveva dei compagni importantissimi. Sì, c'era Berruti, c'era anche Consolini, ma non gareggiava, Pamic, poi c'era quelli più importanti che mi ricordo, Morale, Trinolli. C'era anche Pisano. Allora, Moreno Martini fa appunto i 400 ostacoli, c'erano le batterie anche o direttamente le semifinali? Semifinali fece. Direttamente? Sì, fece batterie e poi semifinali. Quindi, dalle batterie si qualificò per le semifinali e in semifinale? Ce la fece in finale. Che sport è questo? Alessandro Cupisti, commissario tecnico della nazionale di hockey a rotelle e allenatore della squadra del Viareggio, centro giovani calciatori. Qual è la differenza fra hockey a rotelle su prato e su ghiaccio? Allora, sono tre discipline completamente diverse. Ma proprio nulla, siamo proprio così, completamente diverse, perché l'hockey pista è praticato con 4 giocatori di movimento più un portiere. Il campo è 20 metri per 40, il ghiaccio ha un attrezzo che è completamente differente perché non ha le rotelle ma una lama, e la pista è di 25 per 50, con regole diverse perché lì esiste il contatto fisico e da noi è molto limitato. Per quanto riguarda il prato, ancora completamente diverso. Proprio da indiani, pakistani. Monica Stefani, che racconta le Olimpiadi del 72 a Monaco con la tragedia che colpì la nazionale israeliana. Lei ha partecipato ai Giochi Olimpici? Del 72, a Monaco di Baviera. Ecco, a Monaco di Baviera. Vogliamo raccontare che cosa successe a Monaco di Baviera? A parte la mia Olimpiade? Sì, a parte la sua Olimpiade, di cui parliamo dopo. Sì, diciamo che il fatto più evidente... Anzi, aspetti, vediamo un po'. C'è qualcuno di voi che sa cosa è successo a Monaco di Baviera? C'è questo qualcuno giovane forse ha visto un film con una maglia rossa. Vediamo un po' se... Ho sentito anche un commento soddisfatto della professoressa, dice, lo deve sapere. Ah, prego. Ci fu un attentato terroristico da parte di un comando, penso, palestinese alla squadra ebrea. Sì, alla squadra israeliana. Sì, israeliana. E furono uccisi tutti praticamente perché... Nel villaggio olimpico? No, dunque vennero presi in ostaggio nel villaggio olimpico e poi la polizia tedesca fece un blitz all'aeroporto e qualcosa andò storto. Poi nel film, chi ha avuto l'opportunità di vederlo, si vede chiaramente. La polizia tedesca, temendo di apparire troppo oppressiva, troppo presente, lasciò un po' fare. Quando poi intervennero le teste di cuoio,
ormai il danno è stato fatto, esplose una bomba e sull'elicottero dove erano gli ostaggi, insomma, morirono tutti. Lì praticamente si aprì il dibattito se continuare o non continuare l'edizione dei Giochi Olimpici. E furono interpellate le varie federazioni nazionali e fu deciso di proseguire le gare. E chiaramente l'Olimpiade è un palcoscenico mondiale, per cui gli avvenimenti che hanno questo risalto lì hanno poi ripercussioni ovunque. Lei faceva ginnastica artistica? Io facevo ginnastica artistica, sì. 1972, ginnastica artistica, quindi tutte le specialità? Tutte le specialità. Le specialità sono quattro: trave, corpo libero, volteggio al cavallo e parallele asimmetriche, perché quelle invece pari sono quelle maschili. Gli esercizi da fare erano due per attrezzo, quindi un totale di 8 esercizi. E niente, la ginnastica artistica, mentre sentivo chi mi ha preceduto, no? Non so, l'ostacolista o non so, il velocista o altri tipi di sportivi devono battere un primato, una lunghezza, un tempo. Nella ginnastica artistica praticamente la ricerca è della perfezione del gesto. Bisogna convincere i giudici. C'è proprio... Scusi? Bisogna convincere i professori a darci un voto più alto. Sì, dunque, il discorso è questo. Ci sono dei giudici, per cui spesso è anche soggettivo il giudizio. Ora, recentemente si è cercato... Hai visto come ha detto? Spesso è anche soggettivo. Lei non se l'è mai dimenticato, i giudici. È vero, perché è un po'... Chi segue un pochino anche, non so, il pattinaggio artistico, no? Laddove è la persona, che, ripeto, non c'è un cronometro o un metro, no? Che può misurare. E quindi sono tanti i fattori che incidono poi sul punteggio finale, e, oltre alla perfezione tecnica. Ecco, ma uno non può reclamare, non può far ricorso. Sì, però quasi sempre non, cioè, è molto difficile che venga accolto poi il ricorso. Sì, uno tenta, però... In genere difficilmente tornano sui loro passi i giudici. Ah, tu sai qual è stata la prima atleta che ha preso 10? A dire la verità, no. Vedi? Nadia Comaneci è stata. Nadia Comaneci, sì. Una rumena, sì. Nel 1976, cioè le Olimpiadi dopo Monaco, sì. A Montreal, sì. 1976 prese 10. Perché? Sì, perché fece un esercizio praticamente perfetto, cioè non fece un minimo errore, il controllo totale del corpo. E... Era merito vero o c'era sì, sì, assolutamente. No, no, in quel caso effettivamente fu veramente meritato. E invece l'anno delle mie Olimpiadi, diciamo che il personaggio dell'epoca fu la Corbut, non so se... Olga Corbut. Olga Corbut, sì, perché addirittura anche un movimento che adesso tutte fanno sulla trave, il salto indietro, prese il nome proprio da lei, salto Corbut, perché per la prima volta al mondo venne eseguito alla trave. Albano Pera, campione di tiro a volo. Vedete che espressione pacifica che ha, tranquilla. Lei che cosa ha fatto? Io ho fatto tiro a volo. Tiro a volo. Che cos'è il double trap? Il double trap sono due bersagli che escono contemporanea. Cioè due piattelli? Due piattelli che escono contemporanea e devi cercare... E che non è detto vanno dalla stessa parte. Sì, non vanno dalla stessa parte, uno va a destra e uno va a sinistra. E allora bisogna essere strabici per prendere tutti e due. No, bisogna, cioè, siccome le cose si fanno sempre una per volta, bisogna cercare di colpirne uno e quell'altro. Olimpiadi? 96, Atlanta. Olimpiadi, com'è andata? Beh, direi bene, ho preso l'argento. Facciamogli un applauso, eh? Stefano Ticci, campione di bob a quattro. Stefano Ticci fa un'attività, un'attività sì, particolare. C'è qualcuno di voi che può immaginare, giudicandolo dal fisico, vediamo un po' se c'è qualcuno che può immaginare quale fosse. Impossibile. Eh? No. Il bob a 4 e a 2. Eh? Bob a 4 e a 2. Sapete cos'è? Sì? Chi lo sa, alzi una mano per favore. No, nessuno di voi sa che cos'è il bob a 4 e il bob a 2? Non me lo immaginavo. Ah, no, io voglio andare a sentire. Nessuno di voi sa che cos'è il bob a 4 e il bob a 2? Lei lo sa? No, lei non lo sa. Sentiamo, te lo sai? Allora perché ho alzato la mano?
avevi paura di farti facessi parlare. Va bene, vai, parla, via, alza. Che cos'è il Boba 4? È una squadra composta da quattro persone che vanno su... Quella due di due, e sì, qui ci siamo. O andiamo avanti ora, che fanno? Non so come, su un attrezzo. Su un attrezzo. Vabbè, chiamiamo l'attrezzo. Una slitta. Su una slitta a Cocani, no? No. Dove? Su una pista di ghiaccio. Che sotto quindi cosa c'hanno? Avranno? Dei pattini. Dei pattini. E vanno in questa pista innevata? No, non innevata. Come? Ghiaccio. Com'è andato? Bene, bene, abbastanza bene. Allora, Boba 2 e Boba 4, come si comincia? Ma si comincia, direi, almeno per me, dall'atletica leggera. Io infatti facevo 100 metri, ero abbastanza veloce e sono stato contattato appunto dall'allora preparatore atletico della nazionale di Bob, perché ero molto veloce, soprattutto i primi 30-40 metri. Ero ecco, però che c'entra, lui per esempio mi chiede, che c'entra la velocità se poi io vado sul Bob? Diciamo è fondamentale perché il Bob, le gare di Bob si vincono anche in partenza con la spinta iniziale. Con la spinta. Oltre poi chiaramente alla guida e al mezzo che va condotto in maniera diciamo impeccabile per poter arrivare in fondo senza commettere errori. Però diciamo che senza una buona spinta non si vince la gara anche facendo una discesa perfetta. Ecco, ma da Lucca dove va uno a fare il Bob? Da Forte dei Marmi tra l'altro. Forte dei Marmi, peggio ancora. No, diciamo io quando mi sono avvicinato al Bob lo conoscevo poco e niente come disciplina, facevo appunto atletica leggera, poi è stato veramente un colpo di fulmine. Io sono stato prima contattato, ho fatto un provino diciamo a secco si dice, provando un carrello su dei binari che simulava la partenza del Bob. E diciamo le mie caratteristiche, le mie doti fisiche sono subito insomma venute fuori. Piaciute, dice allora vieni con noi, si va dove? Sì. A Betone. Poi c'è stato il battesimo sul ghiaccio che è tutta un'altra cosa, perché un conto è spingere un carrellino, un conto è fare la spinta, poi montare appunto sul Bob e scendere a una velocità che poi dipende dalle piste che può sfiorare 140 km all'ora. Per concludere Marco Giovannetti, campione di ciclismo. Ciclista, medaglia d'oro dove? A Los Angeles, nel 1984. Beh, facciamo intanto un applauso. Il doping, Marco, che cos'è? La domanda più difficile a me, eh? È inevitabile. Il doping e il ciclismo, purtroppo... Ma io dico che il doping è un problema, non è solo del ciclismo, è un problema di tutto lo sport. Naturale. Chiaramente ora ultimamente danno addosso sempre al ciclismo e non riesco a capire perché, però purtroppo il doping non è che l'ha inventato il ciclismo, il doping sono medicine che sono studiate per le malattie che esistono nel mondo e che poi vengono applicate purtroppo in persone sane per aumentare la possibilità di andare più forte, le proprie doti fisiche.